Siamo qui nel post partita di Matera Barletta, finito per 3-0 con il mister Tarullo Donato. Ovviamente, come prima domanda, le chiedo come ha visto i suoi ragazzi quest'oggi, che comunque hanno affrontato una grande squadra come il Barletta, che è venuta qui e ha fatto la sua partita. E lei come ha visto i suoi ragazzi comunque Certo, quest'oggi? certo. Sì, comunque è stata una bella partita. Siccome noi siamo partiti quest'anno, purtroppo devo dirlo, un po' in ritardo, però oggi la risposta che ho avuto è stata comunque una condizione atletica che stiamo comunque cercando di recuperare. Quindi in queste settimane passate era l'obiettivo principale. Infatti non so se per furbizia o anche proprio perché in effetti la partita è stata giocata a ritmi elevati. I ragazzi del Barletta, più di uno che si accasciava a terra per crampi. Questo significa appunto che la partita è stata giocata ad alti ritmi e ad alti livelli. E appunto, i ragazzi, anche se giovani, comunque pagano questi sforzi fisici. Chiaro, il Barletta gli faccio un plauso perché in effetti, come diceva, non lo so, il signore che mi ha anticipato nell'intervista, in effetti devo dire che è una squadra ben organizzata, che ha un'idea di gioco ben chiara e noi in quello stiamo appunto lavorando e ci arriveremo. Diciamo, la società non è che fa pressioni, vuole semplicemente che noi appunto prepariamo sti ragazzi per il salto nella squadra superiore. Poi, oh, scusami, finisco, Certo. devo sottolineare comunque il fatto che l'età media, se tu vai a guardare le distinte tra il Barletta e noi giochiamo con 2 anni di differenza rispetto alla categoria. Noi abbiamo schierati 2006, il Barletta mi sa che non è neanche uno. Avevate la maggior parte tutti 2004, controllato, noi siamo tutti 2005, quindi al di là di questo non è che voglio trovare scuse, però specialmente in queste, dico, categorie, comunque a questa età, un anno anagrafico o addirittura 2 anni in alcuni casi fa differenza. Certo, infatti comunque abbiamo visto che nonostante il Barletta non avesse già chiuso la partita, voi comunque ci avete provato e siete andati anche vicino al gol del pareggio nell'inizio del secondo tempo. Certo, io questo è lo spirito che sto cercando anche con i miei collaboratori di inculcare ai ragazzi, perché le partite durano 95 minuti e può succedere sempre di tutto e non bisogna mai mollare. Infatti, ripeto, almeno da questo punto di vista penso che sul piano dell'impegno nessuno può rimproverare qualcuno ai miei ragazzi, assolutamente. Infatti potete già ripartire da questa comunque sconfitta che comunque è avvenuta meritatamente per il Ma Barletta, però. certo, ti ripeto, io non è che mi sto a dire qua che magari Barletta non merita di vincere, sarei un ipocrita assolutamente. Però ecco, mi permetto di farti notare che Barletta gli abbiamo parato 2 rigori. Quindi voglio dire, quindi vuol dire che Infatti. in porta qualcuno di bravo ci sta. No, ma infatti Ecco. i portieri sono stati eccezionali Ma in oggi, quel caso soprattutto c'è, Grilli che è entrato nel ecco, un secondo po' di tempo. demerito di chi calcia, ma anche bisogna dire un po' di bravura di chi le ha Certo, parati, perché le certo. hanno parati bene. Certo, non solo, Sono cioè stati ci sono state calciati bene e sono anche, stati parati bene, mi oltre ai permetto rigori hanno di dire. fatto anche altre splendide parate. Assolutamente, assolutamente, certo. Ovviamente adesso vi trovate con un punto in classifica, però quali obiettivi vi state ponendo adesso? Ma ascoltami, cioè in queste categorie, no, ripeto, la classifica è l'ultima cosa che si guarda, perché ti ripeto, quest'anno questa squadra l'abbiamo costruita da zero. È un anno zero per il Matera, perché è il primo anno che sta affrontando dopo l'anno scorso che ha vinto il campionato d'eccellenza, la Serie D. E quindi ripeto, quest'anno questi ragazzi magari ci rivediamo l'anno prossimo perché avranno un anno in più sia di età anagrafica che anche di età di campionato. Quindi sono fiducioso perché ripeto, sono un bel gruppo e sono dei ragazzi volenterosi. Sono diciamo, predisposti al sacrificio e i frutti si raccolgono non subito, anche in una programmazione nel tempo. Quindi 2 o 3 anni, alcuni di questi ragazzi sicuramente vedrai che li troveremo in qualche squadra importante, ne sono convinto. Ovviamente le facciamo un grande in bocca al lupo per il Viva il proseguo lupo, viva il di lupo. questo gruppo che lei ha comunque Grazie. osannato, come è giusto che Sì, sia. No, scusate per la voce, però ci sta, si succede. non vi Grazie mille a preoccupate. voi. Ringraziamo ancora il mister Del Matera. Grazie a voi.